Anno 52 avanti Cristo. Cleopatra sale sul trono d'Egitto. Alcuni anni dopo, privata di ogni autorità regale, si rifugia in Siria, dove si prepara a riconquistare il trono con la forza delle armi. Il suo conturbante fascino induce Giulio Cesare ad intraprendere per lei una guerra sanguinosa che termina con il ritorno sul trono dell'affascinante regina. Prima amante di Cesare, diviene dopo la sua morte l'amante di Marcantonio. Ed è qui che Cleopatra commise il suo primo gravissimo errore. Non conosceva ancora, l'ignara, la vera effigie del potentissimo triumviro di Roma. Il protettore, il liberatore d'Oriente, il triumviro di Roma, Marco Antonio. Nobile Antonio, la signora dell'Alto e Basso Egitto, la figlia del sole e della luna, ti saluta. Sono venuto per contestarti e ti contesto che... Ammazzalo quanto è buona questa. E che gli contesto, mo? Adesso vai pure a Roma, così! A fuoco! La figura del più discusso e sconcertante generale di ogni tempo è sullo schermo. Ottavio sta per sbarcare. Oh, Ottavio, amico mio, il mio cognato, ci parlo io. Sì, ma ci attacca, è la guerra? Ci attacca la guerra? No, no, Ottavio attacca Antonio. E io chi mi attacco? Tu ti attacca a me. E tu a chi ti attacca? Io mi attacco a te. E Cleopatra chi si attacca? Eh? No, dillo. Marco Antonio, leggendario condottiero di eserciti, abilissimo stratega e sottile diplomatico. Ottavio, è tranquillo. Crede già di essere imperatore, l'illuso. E allora? E allora? Mio padre e Marcantonio sposi e ci faremo un impero per conto nostro. Questa è la bomba. Oh, Tony, dici davvero? Possibile. Certamente. E qui a quando tutte queste belle cose? Domani. Allora ripudi tua moglie. Ma non c'è bisogno di ripudiarla. Un gattopardo amico suo ce l'ha già mangiato, figurati. Oh, allora sì che ritrovo il mio Marcantonio bello e forte così come lo era prima. Cleo, via su, dammi un bacio. Marcantonio, la sua baldanzosa sicurezza lo spinse a rincorrere impossibili sogni di conquista. Se tu adesso decidi di non partire, che significa? La testa, Antonio, la tua testa. Ma sì. Che? Ma che scherziamo? E io vi garantisco che chi lo ha visto lo definisce irriconoscibile. Io dico, nazionalizziamo! Il suo acutissimo senso dell'umorismo gli aprì la strada che lo avrebbe in seguito condotto al letto di Cleopatra. Sotto o sopra, poco importa. In questo momento, sai che cosa urge? L'amore! Sotto il letto! Sotto il letto? Come sarebbe sotto il letto? Capisco, è una tua nuova raffinatezza. Abbi, ricchina, le studi tutte! Queste egiziane. Godi la vita, che un giorno lontano sarai anche tu così. Ma va a morire ammazzato. Che sia ucciso. Il